Con Andrea Dolfi, presidente Neuroverde, il tutto cuoio paga Dazio contro il Gavorrano 1-1. Insomma, Gavorrano che quest'anno si è confermato bestia nera per i Neuroverdi di Mister Alvini. Sì, loro sono partiti all'attacco, hanno già giocato subito forte, come avete visto, hanno giocato subito le palle, hanno fatto una traversa, hanno giocato proprio, ce l'hanno messa tutta per vincere, per pareggiarla, contenti. Allusioni, ho salutato il presidente di loro, gli ho detto complimenti, prima di stringermi la mano il presidente davanti a tutti mi ha detto non faccia allusioni, non ho capito cosa voleva dire non faccia allusioni, gli ho detto presidente perché mi dice questo, io la saluto e la ringrazio perché abbiamo fatto una grande partita che serve a tutte e due, sperando che non si rimanga in Serie D e voi che potete farla meglio possibile, no, lei non faccia allusioni, va bene presidente, gli ho detto gli faccio buona serata, con questo io... La partita allora non hanno giocato benissimo, hanno giocato una partita fantastica, non capirò mai come mai hanno questi punti, hanno 30, non mi ricordo, 30 rotti punti, giocando come hanno giocato contro di noi oggi, fantastici, bravi ragazzi, bravi, 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 perché ci hanno messo l'anima, non so cosa raggiungere cosa, sono stati bravi a raggiungere un qualcosa perché sono tutti soddisfatti, si sono alzati dalla panchina tirando sulle mani per aria come di abbiamo vinto, sicché non capiamo questa vittoria o questo pareggio che hanno fatto a cosa a loro serve, forse per soddisfazione personale che a casa hanno detto forse per tutto cuoio. E il presidente quando l'ho salutato mi ha detto questa frase che mi rimarrà tutta la serata nella testa perché mi ha detto non faccio allusioni. A cosa non lo so, bisognerebbe, mi è scappato dopo perché io ho detto presidente ma cosa vuol dire queste allusioni? E lui mi ha detto non faccio allusioni, va bene presidente, sì che sai arrivo dopo, forse ci devo pensare ancora di più. Comunque bravi, hanno fatto una bella partita, hanno giocato con l'anima, il traguardo non si taglierà nessuno di due, comunque grazie. Presidente, tutto cuoio che esce, come si dice, cornuto e mazziato alla parte europea, e, diciamo che però, insomma, Neroverdi di Mister Alvini che restano ancora in lotta piena e aggrappati alla zona playoff, anche se vedono scappare la Vigor a più tre. Sì, è vero, però siamo sempre lì, siamo sempre noni, domenica dopo ce la giochiamo. Andiamo a giocarcela, siamo se non sbaglio a pari punti con l'Aprilia e questa è veramente la partita decisiva, ecco allora lì capisco l'Aprilia che ci deve mettere l'anima e tutto cuoio, l'anima, perché tutte e due dobbiamo vincere, questa è una partita che nessun altre partite non dobbiamo vederle, cosa fanno, cosa non fanno, siamo noi e l'Aprilia, grande squadra, grandi persone. Penso che ce l'abbiamo a giocare e che vinca il migliore perché quella che vince fra noi l'Aprilia è quella che ha la possibilità di rimanere i primi nove. Quella di oggi ha la possibilità di andare a mangiare una pizza, caro Presidente, di più non posso dirle, la pizza la posso pagare io, a tutta la società.